Mi così grazie per essere venuti qua. Io parlo in danese, che delle lingue è quella con la pronuncia più incomprensibile, lo dice uno che lo studia da un bel po' con l'Istituto Culturale Nordico. Ringrazio il comune di Bussero, la biblioteca, l'associazione Chiaroscuri e altre storie. Prima di cominciare questo viaggio home on nord, che vuol dire sognando il nord, è scritto in svedese, io l'ho pronunciato in danese, ma sono scritti quasi identici. Un'introduzione su chi siamo, chi sono. Per quanto mi riguarda, sono un blogger freelance, sono un giornalista, ma ho anche un sito che si chiama Noilen, www.noilen.eu, che è una, diciamo, io la chiamo Noilen Scandinavian, vuol dire la chiave per la Scandinavia, quindi parlo un po' di tutti gli argomenti. E da più di un anno collaboriamo con l'istituto, con i ragazzi e con Amanda e con Giorgio, ovviamente, con un webzine che abbiamo, dove affrontiamo, diciamo, articoli di diverse tematiche, dalla moda all'arte, alla storia. Ma l'Istituto Culturale Nordico è ovviamente il numero uno per l'insegnamento delle lingue nordiche, quindi nasciamo come scuola di lingue, ne potete studiare tutte quelle citate, quindi danese, norvegese, svedese, finlandese e islandese, dopo conoscerete qualcosa, online, con corsi sia collettivi che personalizzati, suddivisi in trimestri con livelli QCER, quindi se volete trasferirvi per avere una anche possibilità lavorative, cosa su cui io insisto molto, ve lo consiglio. E tra l'altro tutti gli insegnanti hanno una comprovata esperienza didattica, quindi sono scelti personalmente dalla direttrice e fondatrice Anna Brenström, che purtroppo oggi non è possa essere con noi, la luce, grazie. E per tutte le maggiori informazioni potete andare sul sito ufficiale e ovviamente avete un depliano, una piccola schedina con un qualcosa, anche lì potete eventualmente inquadrarlo e trovare tutte le altre informazioni, oltre a seguirci sui vari social, quindi YouTube, Instagram, iscrivervi alla nostra newsletter, questo è molto importante. Ma siamo qua anche per parlare del libro che ha scritto Anna Brenström insieme a Ida Montasio, che qui sta facendo delle foto in questo momento, ciao, e si chiama Il pensiero nordico, trovare la felicità sotto l'aurora boreale, editore Giunti 2023. Quindi abbiamo tutto un mondo nordico che portiamo in Italia e vi invitiamo a, diciamo, a visitarlo per avere una piccola impalinatura. Oggi che cosa facciamo? Oggi vogliamo parlare di come i paesi nordici affrontano la tematica ambientale, le problematiche, e abbiamo cercato di suddividerlo nei diversi paesi, ognuno in modo diverso. Come dicevo prima, io vivo in Danimarca, un paese in cui mi sono trasferito quasi un anno fa, ma ho frequentato facendo avanti e indietro per 7 lunghi anni, e quindi capite che mi sono proprio innamorato di questo paese. Ed effettivamente, vivendo a Copenaghen, ci si accorge come questa città, in alcune tematiche ambientali, e poi ha portato tutto il paese, è piuttosto avanti. Possiamo andare avanti con le slide. La mia presentazione, la mia parte, l'ho voluta intitolare Miljö. Miljö vuol dire ambiente in danese, ed è una parola che si trova piuttosto spesso, perché è usata sia nelle cartelle stradali. Miljö zone vuol dire, diciamo, corrisponde alla nostra ZTL, quindi ci si può entrare solo con alcune categorie di veicoli. Ma molto spesso molti danesi giustificano una loro azione dicendo ecco fu migliore, vuol dire è giusto per l'ambiente. Tra l'altro contiene una lettera, l'ultima Ö, che ha studiato tedesco, probabilmente è abbastanza familiare su questo suono, che si ritrova in moltissime parole danesi, ma la cosa curiosa è che non è solo una lettera, ma Ö è anche una parola e vuol dire isola in danese. C'è un libro molto carino che si chiama proprio Ö, vuol dire appunto isola. Ho voluto dividere il mio intervento parlando di ciò che la Danimarca come Stato vuole fare per l'ambiente e ciò che i danesi come popolazione fanno più o meno spontaneamente. La Danimarca ha degli obiettivi molto ambiziosi sulla sostenibilità ambientale, tanto da voler anticipare il resto dell'Unione Europea, sia per scadenze, chiamiamole così, sia anche per abitudini. Per esempio, si è dato l'obiettivo entro il 2030 di ridurre del 70% le sue emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990. Per fare un confronto, l'Unione Europea, al suo piano che si chiama Fit for 55, vuole ridurre del 55% le emissioni rispetto al 1990, ma 5 anni dopo, entro il 2035. La Danimarca si può permettere di anticipare i tempi perché ha investito, per esempio, sulle rinnovabili molto prima rispetto ad altri paesi europei. Per esempio, al 2023 il 64% dell'energia danese arriva da fonti rinnovabili, in primis il vento, ma anche l'acqua e curiosamente il sole, di cui curioso perché è un paese in cui piove piuttosto spesso.
e una minima parte è ancora diciamo, a carbone e gas naturale. Ma per dare un'idea della velocità, tra il 2000 e il 2022 la Danimarca ha dimezzato le sue emissioni di CO2, passando da 57 milioni e mezzo a 27,7 milioni, ed è stato il paese europeo con la decrescita in assoluto più veloce. Questo ha fatto guadagnare a Copenaghen il titolo di capitale verde europea nel 2014 e di città più verde del mondo nel 2017. Altra cosa carina che potete fare visitando Copenaghen, Aalborg, Aarhus, diciamo le maggiori città danesi, è nuotare nei loro porti. Le città danesi, ma anche quelle svedesi, sono state tra le prime in Europa a pulire completamente le acque dei loro porti, quindi vedete, specialmente quando è estate, che per i danesi vuol dire queste temperature, vedete che si sono talmente vicini che si buttano in acqua a fare il bagno, per loro insomma è un momento insomma, molto bello, è molto bellino vederli. Poi loro lo fanno anche d'inverno, va detto, anche se ci sono meno 5 gradi, è un'usanza che hanno, però diciamo io vi consiglio di farlo più in estate. Altra cosa che ho voluto citare, lì vedete una piccola immagine di questa sorta di photopunk, in realtà è una stazione di ricarica per veicoli elettrici, perché al 2023 in Danimarca il 33% delle auto nuove immatricolate è elettrico. Per fare un confronto con un altro paese, noi siamo al 4%, tra l'altro in decrescita. Ma quello delle auto elettriche è una tematica che affronteremo anche meglio dopo, ma riguarda tutto il nord Europa, perché Svezia ha una percentuale ancora più alta, ovviamente poi la Norvegia è quella con la percentuale più alta in assoluto. Lì le auto elettriche rappresentano il più del 90%. Andiamo avanti. Dicevo, abitudini spontanee, perché i danesi hanno delle abitudini, chiamiamole green, molto spontanee. La mia preferita è quella che vi ho messo in atto con quella parola impronunciabile, che è Gambu Station. Gambu Station vuol dire letteralmente stazione del usato, prendo e riprendo, cioè stazione del riciclo. È un modo più carino per definire le discariche, chiamiamola così, oppure centro ecologico. Però io ci avrei dato caldo con queste Gambu Station, perché sono dei centri ecologici dove chi non ha più bisogno di un mobile o di qualsiasi di un libro, di vestiti, può lasciare quello di cui non ha bisogno e gratuitamente chi invece ne ha bisogno può riprenderselo. Io trovo tavoli, librerie, insomma, sono sempre molto piene, sono sparse per tutta la capitale, ma non solo, ci sono anche nelle altre città. Insomma, è molto economico, soprattutto perché il mercato immobiliare di Copenaghen è molto simpatico e la maggior parte delle case in affitto sono vuote, quindi vanno continuamente arredate, quindi è anche un modo per risparmiare. Invece non gratuite, ma comunque sempre usato, perché l'usato è molto molto diffuso, credo che la moda del vintage sia nata in Danimarca o comunque in Nord Europa, molto diffuso in Facebook Market, quindi gente che rivende le proprie cose su social network, oppure TBA, del Blow Up, che con molta fantasia vuol dire semplicemente l'applicazione blu, perché il logo è blu, ma è un'applicazione dove potete trovare qualsiasi cosa, dai mobili come dicevo prima, libri, ma anche automobili usate per esempio. E altra cosa che i danesi fanno con spontaneità è muoversi in bicicletta. Quella foto che vedete l'ho fatta io, quella è la stazione della metropolitana di Nørreport, una delle più grandi di tutta Copenaghen, e era impossibile camminare perché diciamo, durante la settimana, nelle ore di punta, il traffico da qui scappare non è quello delle automobili ma quello delle biciclette, bisogna stare molto attenti, e la Danimarca dopo i Paesi Bassi è il paese con la più alta penetrazione di biciclette, per cui ci sono anche proprio delle regole, delle multe, insomma non so, bisogna stare particolarmente attenti, però viene usato sia perché possedere un'automobile è molto costoso, oltre che comprarla anche mantenerla in termini di assicurazione, sia perché comunque ci si muove molto facilmente, pieno di piste ciclabili, insomma la città di per sé è molto, molto tranquilla. E tra l'altro, sempre se volete essere belli, molto molto local, i danesi vanno in bici anche quando nevica col vento contro, non viene frega assolutamente niente. Per cui la differenza tra come riconoscere un ciclista e un danese è se il ciclista va in giro anche con la pioggia, allora sei più altrimenti no. Andiamo avanti. Allora, questa l'ho dovuta, parlando di prima volta che ho cercato di usato, di comprare cose usate. Biondata nel mio gergo è gioco sullo stereotipo dei capelli biondi, è una cosa fatta un po' svampita, mettiamola così. Non so se l'avete riconosciuto, probabilmente sì, è il termovalorizzatore di Copenaghen che si chiama Amabak, vuol dire collina di Copenaghen, di Amager. Amager è un isolotto che c'è a Copenaghen. A livello internazionale è conosciuto come Copen Hill, cioè collina di Copenaghen, perché curiosamente è il punto più alto di tutta la città, l'unica diciamo, collina che c'è.
è stato fondato nel 2000, è stato attivato nel 2017, è un progetto di un architetto molto famoso che sta lavorando anche a Milano, che si chiama Bjerking, col suo studio Bjerking Group. Ha una superficie di 41.000 metri quadri e ha emissioni quasi zero. Quella canna fumare che vedete, nascosta dal titolo, produce solo vapore e acqua. Tra l'altro, quello che viene prodotto è in particolar modo teleriscaldamento, che va a riscaldare quasi un terzo delle abitazioni di tutta la città. Poi la cosa carina è che ci si può sciare sopra, per esempio, molte persone vanno a sciare con quella sorta di fondo, che tra l'altro ha fatto una società di Bergamo, si chiama Neverlast, che permette appunto di sciare, ci sono anche le funivie che ti portano su, ma ci sono bar, ci sono uffici, gli stessi uffici della società che lo gestisce. Quindi sembra tutto molto bello, perché io l'ho chiamata biondata, perché è troppo grande rispetto a quanto Copenaghen produce. Quindi, siccome per funzionare ha bisogno di almeno 400.000 tonnellate di rifiuti e Copenaghen ne produce più o meno la metà, è stato già un po' sovrastimato, si sono andate un po' troppe aree quando l'hanno voluto approvare, e al momento, per farlo funzionare, siccome è molto energivoro, devono importare i rifiuti in primis dal Regno Unito e poi anche dalla Germania e dall'Italia. Per cui, a parte questo, viene considerato una via di mezzo, perché non sposa completamente il ciclo di il concetto di economia circolare, nel senso che per una, diciamo, società completamente pulita bisognerebbe ridare vita continuamente a degli oggetti che non usiamo più. Qui comunque vengono, seppur in modo ecologico, bruciati, però è un po' lontano da questo concetto. Quindi, un po' per tutti questi motivi, che è troppo grande e, diciamo, a lungo termine non è più, non è troppo efficiente, si vocifera, ma prendete quelle pinze, che sarà riconvertito o comunque verrà usato per altri scopi. Dicevo prima, abitudini spontanee, che sono quelle che avete visto, ma ovviamente la Danimarca, come Stato, impone delle abitudini. Per esempio, ti spinge a comprare casa o comunque andare in affitto in case moderne, perché hanno un isolamento termico maggiore rispetto a quelle vecchie, ma anche gli edifici più vecchi a Copenaghen e in Danimarca in generale sono stati ben coibentati, perché fa un caldo pazzesco negli edifici danesi anche d'inverno. E come dicevo prima, comprare un'auto in Danimarca è un bene di lusso. Le auto in Danimarca, quelle termiche, sono tassate fino al 100% del loro valore, vuol dire che una Panda da 15.000 euro può costare 30.000. E oltre le assicurazioni sono molto costose. E infine, altra diciamo furbata dello Stato danese, ha reso il cibo vegano, oppure økologisk, che vuol dire biologico, in danese, più economico rispetto agli altri. Quindi un hamburger vegano da comprare al supermercato costa più o meno la metà di uno di carne. Quindi anche se uno non è vegano, come il sottoscritto, io lo compro perché non sono figlio di Gates, quindi devo risparmiare. No. Dicevo, una delle contestazioni che viene fatta, diciamo, parlando con persone, a me nel lavoro, è l'auto elettrica, credo, perché curiosamente, paradossalmente, le auto elettriche sono molto diffuse in paesi come la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, dove, ma anche l'Islanda, dove fa molto freddo. E questo vuol dire che in realtà chi, quando legge un articolo per cui c'è scritto che le auto elettriche, o come è successo a Oslo quando c'è stata la questione dei bus, si fermano completamente, è una fake news, cioè non c'è nessuna città scandinava bloccata quando nevica. Quindi, diciamo, anche perché tra l'altro i test sulle auto elettriche vengono fatti proprio in Danimarca e soprattutto in Svezia e Norvegia, perché appunto le temperature basse aiutano poi gli sviluppatori a capire se funzionano oppure no. Perché mi sono soffermato? Perché appunto, dicevo, le auto sono un bene di lusso, ma quelle elettriche al momento in Danimarca sono detassate, per cui sono paradossalmente più economiche rispetto a quelle termiche, un po' al contrario di quello che succede qui. E non solo, sono più economiche anche da mantenere, perché la benzina costa di più rispetto all'Italia, costa più dell'elettricità, e invece ricaricare un'auto elettrica è più economico che sicuramente fare un giro di benzina, anche se la Danimarca ha i costi di elettricità tra i più alti d'Europa, si parla di circa un po' meno di 50 centesimi al kilowattora contro i 56, ma adesso è salito a 60 centesimi al kilowattora italiani. Questo perché in Danimarca non costa tanto l'elettricità, ma il suo trasporto, viene fatto pagare molto questo, anche chi guarda le bollette del trasporto. Però comunque stiamo parlando di prezzi più bassi rispetto a una benzina che ha una media di 22 euro oltre al litro, quindi comunque fare benzina è particolarmente costoso.
E poi una tematica un po' inaspettata sulla Danimarca è la cucina. Copenaghen ha il più alto numero di ristoranti stellati in tutta Europa, è tra le città con dove si mangia meglio al mondo, viene definita, e questo è merito del New Nordic Cooking, che vuol dire la nuova cucina nordica, o più Nordic Cuisine, come viene riconosciuta all'estero. Nasce nei primi anni 2000, in particolare nel 2005, con il manifesto dello chef Klaus Meyer e diversi chef di Copenaghen. Il concetto è di reinterpretare la cucina tradizionale, in questo caso danese, con ricette più moderne, più presentabili anche a livello visivo, ma con il solo utilizzo di risorse di stagione e locali. Ci sono ovviamente dei ristoranti stellati che fanno questo tipo di cucina, conoscerete sicuramente il Noma, ne avrete sentito parlare, o Geranium, sono i due ristoranti più famosi perché sono stati eletti i migliori ristoranti al mondo diverse volte, ma se volete provarla non è necessario spendere per forza tutti quei soldi. Per esempio un altro ristorante un po' per tutti si chiama Kopoko, Copenhagen Food Collective, e che appunto nasce per rendere più accessibili questa tipologia di cucine. Anche lì il menù cambia continuamente proprio perché vanno a ricercare risorse che siano coltivabili, comunque che provengano di zona in tutte le stagioni. È veramente interessante. Andiamo avanti con la slide. Ma paradossalmente questo cozza con un problema che c'è in Danimarca, che è Mel-spil. Mel-spil vuol dire spreco alimentare, mel vuol dire cibo, in danese spil, spreco. E la Danimarca uno dei tassi di spreco alimentare, aveva, o comunque sta cercando di risolvere, quello che è uno dei tassi di spreco alimentare più alti in tutta Europa. Lo sta facendo un po' con delle campagne di sensibilizzazione nelle scuole, ma in generale anche in televisione, ma anche con delle iniziative fatte da gente locale. Vedete che è un problema di tutto perché contribuisce a quasi il 4% delle emissioni di CO2. Del paese, e dopo i Paesi Bassi, la Danimarca è il paese che in Europa spreca più quantità di cibo, motivo per cui è nata Too Good To Go, è un'applicazione che è diffusa molto anche in Italia, non so se la conoscete, e vi permette di prendere gli avanzi di supermercati, ristoranti, hotel, è molto usata anche perché è molto economico, per esempio fare la spesa tramite questa soluzione, oppure mangiare tramite questa soluzione. Invece tipicamente che si trova solo a Copenaghen è WeFood. WeFood è una soluzione non profit locale che nel 2022 è riuscita a salvare 20 milioni di tonnellate di prodotti alimentari che altrimenti sarebbero stati buttati. E considerate che in Danimarca viene scartato dai supermercati anche quello che ha un graffio sulla confezione, non viene più venduto. Per cui andare a fare la spesa da WeFood è più economico, quindi molti ci vanno perché costa meno, ci sono dei pacchi anche piuttosto grossi, e quello che viene ricavato nel 2022 sono stati ricavati poco più di 3 milioni di corone danesi, quindi poco più di 400.000 euro, viene devoluto in beneficenza a persone vulnerabili e che non hanno accesso, diciamo, diretto, o comunque non hanno facile accesso alle risorse alimentari. Va bene, io ho finito, spero che sia stato interessante.